Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita, insomma, e forse anche la volontà di continuare a vivere, andassero uscendo da lui lentamente ma continuamente, come i granelli si affollano e sfilano ad uno senza fretta e senza soste dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia. In alcuni momenti di intensa attività, di grande attenzione, questo sentimento di continuo abbandono scompariva per ripresentarsi impassibile alla più breve occasione di silenzio e di introspezione, come un ronzio continuo all'orecchio, come il battito di una pendola, si impongono quando tutto il resto tace ed allora ci rendono sicuri che essi sono sempre stati lì, vigili, anche quando non li udivamo. In tutti gli altri momenti gli era sempre bastato un minimo di attenzione per avvertire il fruscio dei granelli di sabbia che sgusciavano via lievi, degli atomi di tempo che evadevano dalla sua mente e lo lasciavano per sempre. La sensazione, del resto, non era prima legata ad alcun malessere, anzi, questa impercettibile perdita di vitalità era la prova, la condizione, per così dire, della sensazione di vita. E per lui avvezzo a scrutare spazi esteriori limitati, a indagare vastissimi abissi interni, essa non era per nulla sgradevole, era quella di un continuo, minutissimo sgretolamento della personalità, congiunto al presagio vago del riedificarsi altrove di una personalità, grazie a Dio, meno cosciente, ma più larga. Quei granellini di sabbia non andavano perduti, scomparivano, ma si accumulavano chissà dove per cementare una mole più duratura. Mole, però, aveva riflettuto, non era la parola esatta, pesante come era. E granelli di sabbia, d'altronde, neppure. Erano più come delle particelle di vaporacqueo che esalassero da uno stagno costretto per andar su nel cielo a formare le grandi nubi leggere e libere. Talvolta era sorpreso che il serbatoio vitale potesse ancora contenere qualcosa dopo tanti anni di perdite, neppure se fosse grande come una piramide. Dall'altra volta, più spesso, si era inorgoglito di essere quasi solo ad avvertir questa fuga continua, mentre attorno a lui nessuno sembrava sentire lo stesso. E ne aveva tratto motivo di disprezzo per gli altri, come il soldato anziano disprezza il coscritto che si illude che le pallottole ronzanti intorno siano dei mosconi innocui. Queste sono cose che non si sa poi perché non si confessano. Si lascia che gli altri le intuiscano e nessuno intorno a lui le aveva intuite mai, nessuna delle figlie che sognavano un oltretomba identico a questa vita, completo di tutto, di magistratura, cuochi e conventi. Non Stella, che divorata dalla cancrena del diabete, si era tuttavia aggrappata meschinamente a questa esistenza di pene. Forse solo Tancredi aveva per un attimo compreso quando gli aveva detto con la sua ritrosa ironia: «Tu, zione, corteggi la morte!» Adesso il corteggiamento era finito. La bella aveva detto il suo sì, la fuga decisa, lo scompartimento nel treno riservato. Perché adesso la faccenda era differente, del tutto diversa. Seduto su una poltrona, le gambe lunghissime avviluppate in una coperta, sul balcone dell'albergo Trinacria, sentiva che la vita usciva da lui a larghe ondate incalzanti, con un fragore spirituale paragonabile a quello della cascata del Reno. Era il mezzogiorno di un lunedì di fine luglio ed il mare di Palermo, compatto, oleoso, inerte, si stendeva di fronte a lui, inverosimilmente immobile ed appiattito come un cane che si sforzasse di rendersi invisibile alle minacce del padrone. Ma il sole, immoto e perpendicolare, stava lì sopra piantato a gambe larghe e lo frustava senza pietà. Il silenzio era assoluto. Sotto l'altissima luce Don Fabrizio non udiva altro suono che quello interiore della vita che rompeva via da lui. Don Fabrizio si guardò nello specchio dell'armadio. Riconobbe più il proprio vestito che se stesso. Altissimo, allampanato, con le guance infossate, la barba lunga di 3 giorni, sembrava uno di quegli inglesi maniaci
che deambulano nelle vignette dei libri di Verne che per Natale regalava a Fabrizietto, un gattopardo in pessima forma. Perché mai Dio voleva che nessuno morisse con la propria faccia? Poté volgere la testa sinistra. A fianco di Monte Pellegrino si vedeva la spaccatura nella cerchia dei monti e più lontano i due colli ai piedi dei quali era la sua casa. Irraggiungibile come era, questa gli sembrava lontanissima. Ripensò al proprio osservatorio, ai canocchiali destinati ormai a decenni di polvere, al povero padre Pirrone che era polvere anche lui, ai quadri dei feudi, alle bertucce del parato, al grande letto di rame nel quale era morta la sua stelluccia, a tutte queste cose che adesso gli sembravano umili anche se preziose, a questi intrecci di metallo, a queste trame di fili, a queste tele ricoperte di terre e di succhi d'erbe che erano tenuti in vita da lui, che fra poco sarebbero piombate, incolpevoli, in un limbo fatto di abbandono e di oblio. Il cuore gli si strinse, dimenticò la propria agonia pensando all'imminente fine di queste povere cose care. La fila inerte delle case dietro di lui, la diga dei monti, le distese flagellate dal sole, gli impedivano financo di pensare chiaramente a donna fugata. Gli sembrava una casa apparsa in sogno, non più sua, gli sembrava. Di suo non aveva adesso che questo corpo sfinito, queste lastre di lavagna sotto i piedi, questo precipizio di acque tenebrose verso l'abisso. Era solo un naufrago alla deriva su una zattera in preda a correnti indomabili. Era inutile sforzarsi a credere il contrario. L'ultimo salina era lui, il gigante sparuto che adesso agonizzava sul balcone di un albergo. Perché il significato di un casato nobile è tutto nelle tradizioni, cioè nei ricordi vitali, e lui era l'ultimo a possedere dei ricordi inconsueti, distinti da quelli delle altre famiglie. Lui stesso aveva detto che i salina sarebbero sempre rimasti i salina, aveva avuto torto. L'ultimo era lui. Quel Garibaldi, quel barbuto vulcano, aveva dopo tutto vinto. Dalla camera vicina, aperta sullo stesso balcone, gli giungeva la voce di Concetta. Non se ne poteva fare a meno, bisognava farlo venire. Non mi sarei mai consolata se non lo si fosse chiamato. Comprese subito, si trattava del prete. Un momento ebbe l'idea di rifiutare, di mentire, di mettersi a gridare che stava benissimo, che non aveva bisogno di nulla. Presto però si accorse del ridicolo delle proprie intenzioni. Era il principe di Salina e come un principe di Salina doveva morire con tanto di prete accanto. Concetta aveva ragione. Perché poi avrebbe dovuto sottrarsi a ciò che era desiderato da migliaia di altri morenti? E tacque, aspettando di udire il campanellino del viatico. Lo sentì presto. La parrocchia della Pietà era quasi di fronte. Il suono argentino e festoso si arrampicava sulle scale, irrompeva nel corridoio, si fece acuto quando la porta si aprì. Preceduto dal direttore dell'albergo, svizzerotto irritatissimo di avere un moribondo nel proprio esercizio, padre Balsamo, il parroco, entrò recando sotto la pisside il Santissimo custodito dall'astuccio di pelle. Tancredi e Fabrizietto sollevarono la poltrona, la riportarono nella stanza. Gli altri erano inginocchiati. Più col gesto che con la voce disse «Via, via!» Voleva confessarsi. Le cose si fanno o non si fanno. Tutti uscirono. Ma quando dovette parlare si accorse che non aveva molto da dire. Ricordava alcuni peccati precisi, ma gli sembravano tanto meschini che davvero non valeva la pena di aver importunato un degno sacerdote in quella giornata di afa. Non che si sentisse innocente, ma era tutta la vita ad essere colpevole, non questo quel singolo fatto. E ciò non aveva più il tempo di dirlo. I suoi occhi dovettero esprimere un turbamento che il sacerdote prese per espressione di contrizione, come di fatto in un certo senso era. Fu assolto. Il mento, a quanto sembrava, gli poggiava sul petto perché il prete dovette inginocchiarsi lui per insinuargli la particola fra le labbra. Poi furono mormorate le immemoriali sillabe
che spianano la via, e il sacerdote si ritirò. La poltrona non fu più trascinata sul balcone. Fabrizietto e Tancredi gli sedettero vicino e gli tenevano ciascuno una mano. Il ragazzo lo guardava fisso, con la curiosità naturale in chi assista alla sua prima agonia, e niente di più. Chi moriva non era un uomo, era un nonno, il che è assai diverso. Tancredi gli stringeva forte la mano e parlava molto, parlava allegro. Esponeva progetti cui lo associava, commentava i fatti politici. Era deputato, gli era stata promessa la legazione di Lisbona, conosceva molti fatterelli segreti e sapidi. La voce nasale, il vocabolario arguto delineavano un futile fregio sul sempre più fragoroso erompere delle acque della vita. Il principe era grato delle chiacchiere e gli stringeva la mano con grande sforzo, ma con trascurabile risultato. Era grato, ma non lo stava a sentire. Faceva il bilancio consuntivo della sua vita. Voleva raggranellare fuori dall'immenso mucchio di cenere delle passività le pagliuzze d'oro dei momenti felici. Eccoli. 2 settimane prima del suo matrimonio, 6 settimane dopo, mezz'ora in occasione della nascita di Paolo, quando sentì l'orgoglio di aver prolungato di un rametto l'albero di casa Salina. L'orgoglio era abusivo, lo sapeva adesso, ma la fierezza vi era stata davvero. Alcune conversazioni con Giovanni prima che questi scomparisse, alcuni monologhi, per essere veritieri, durante i quali aveva creduto scoprire nel ragazzo un animo simile al suo. Molte ore in osservatorio, assorte nell'astrazione dei calcoli e nell'inseguimento dell'irraggiungibile. Ma queste ore potevano davvero essere collocate nell'attivo della vita? Non erano forse un'elargizione anticipata delle beatitudini mortuarie? Non importava, c'erano state. Nella strada di sotto, fra l'albergo e il mare, un organetto si fermò e suonava nell'avida speranza di commuovere i forestieri che in quella stagione non c'erano. Macinava «Tu che a Dio spiegasti l'ale». Quel che rimaneva di Don Fabrizio pensò a quanto fiele venisse in quel momento mescolato a tante agonie in Italia da queste musiche meccaniche. Tancredi, col suo intuito, corse al balcone, buttò giù una moneta, fece segno di tacere. Il silenzio fuori si richiuse. Il fragore dentro ingigantì. Tancredi. Certo, molto dell'attivo proveniva da Tancredi. La sua comprensione tanto più preziosa in quanto ironica. Il godimento estetico nel vederlo destreggiarsi fra le difficoltà della vita. La fetuosità beffarda, come si conviene che sia. Dopo i cani, Fufi, la grossa mops della sua infanzia, Tom, l'irruento barbone confidente ed amico, gli occhi mansueti di svelto, la balordaggine deliziosa di Bendicò, le zampe carezzevoli di Pop, il pointer che in questo momento lo cercava sotto i cespugli e le poltrone della villa, che non lo avrebbe più ritrovato. Qualche cavallo, questi già più distanti ed estranei. Vi erano le prime ore dei suoi ritorni a Donna Fugata, il senso di tradizione, di perennità, espresso in pietra ed in acqua, il tempo congelato. Lo scoppiettare allegro di alcune cacce, il massacro affettuoso delle lepri e delle pernici, alcune buone risate con Tumeo, alcuni minuti di compunzione al convento fra l'odore di muffa e di confetture. Vi era altro? Sì, vi era altro, ma erano di già pepite miste a terra. I momenti soddisfatti, nei quali aveva dato risposte taglienti agli sciocchi, la contentezza provata quando si era accorto che nella bellezza e nel carattere di Concetta si perpetuava una vera Salina, qualche momento di foga amorosa, la sorpresa nel ricevere la lettera di Arago che spontaneamente si congratulava per l'esattezza dei difficili calcoli relativi alla cometa di Huxley. E perché no? L'esaltazione pubblica quando ricevette la medaglia in Sorbona, la sensazione delicata di alcune finissime sete da cravatta, l'odore di alcuni cuoi macerati, l'aspetto ridente, l'aspetto voluttuoso di alcune donne incontrate nella strada e quella intravista ancora ieri alla stazione di Catania,
mescolata alla folla, col suo vestito marrone da viaggio e i guanti di camoscio, che era sembrata cercare il suo volto disfatto dal di fuori dello scompartimento insudiciato. Nell'ombra che saliva si provò a contare per quanto tempo avesse in realtà vissuto. Ho 73 anni. All'ingrosso ne avrò vissuto, veramente vissuto, un totale di 2-3 al massimo. E i dolori, la noia, quanti erano stati? Inutile sforzarsi a contare. Tutto il resto, 70 anni. Sentì che la mano non stringeva più quella dei nipoti. Tancredi si alzò in fretta ed uscì. Non era più un fiume che rompeva da lui, ma un oceano tempestoso, irto di spume e di cavalloni sfrenati. Doveva aver avuto un'altra sincope, perché si accorse ad un tratto di essere disteso sul letto. Qualcuno gli teneva il polso. Dalla finestra il riflesso spietato del mare lo accecava. Nella camera si udiva un sibilo. Era il suo rantolo, ma non lo sapeva. Attorno vi era una piccola folla, un gruppo di persone estranee che lo guardavano fisso, con un'espressione impaurita. Via via li riconobbe: Concetta, Francesco Paolo, Carolina, Tancredi, Fabrizietto. Chi gli teneva il polso era il dottor Catagliotti. Credette di sorridere a questo per dargli il benvenuto, ma nessuno poté accorgersene. Tutti, tranne Concetta, piangevano. Anche Tancredi, che diceva: «Zio, zione caro». Fra il gruppetto, ad un tratto, si fece largo una giovane signora, snella, con un vestito marrone da viaggio, ad ampio tournure, con un cappello di paglia ornato da un velo a pallottoline, che non riusciva a nascondere la maliziosa avvenenza del volto. Insinuava una manina guantata di camoscio fra un gomito e l'altro dei piangenti, si scusava, si avvicinava. Era lei, la creatura bramata da sempre, che veniva a prenderlo. Strano che così giovane com'era si fosse arresa a lui. L'orario di partenza del treno doveva essere vicino. Giunta faccia a faccia con lui, sollevò il velo e così, pudica ma pronta ad essere posseduta, gli apparve più bella di come mai l'avesse intravista negli spazi stellari. Il fragore del mare si placò del tutto.